Buonasera, benvenuti e benvenute al secondo appuntamento di Keywords, parole che aprono il presente, un dialogo tra arte e psicologia, un nuovo format del Centro Pecci, ideato da Lara Facco e da Moira Chiodini e realizzato in collaborazione con LabCom, Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale, uno spin-off accademico dell'Università di Studi di Firenze. Come sa chi ha partecipato al nostro incontro di qualche settimana fa, ogni nostro appuntamento parte da una parola chiave, da qui il titolo Keywords, che è una parola in relazione ai tempi difficili che stiamo vivendo. La volta scorsa la parola era trauma, l'incontro si svolgeva alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E oggi la parola che abbiamo scelto è limite. Secondo la struttura del nostro format, a parlare con noi su questo tema abbiamo invitato due ospiti, uno proviene dal mondo delle arti e uno dal mondo delle scienze umane. Stasera ho il piacere di avere con noi Stefano Velotti, filosofo, professore ordinario di estetica all'Università La Sapienza di Roma e autore, tra l'altro, di un piccolo ma molto pertinente libro, Dialettica del controllo, limiti della sorveglianza e pratiche artistiche, edizioni Castelvecchi, che è stato pubblicato tra l'altro in seguito all'intervento di Velotti al Forum dell'Arte Contemporanea nella sua prima edizione organizzata dal Centro Pecci a Prato nel 2015. A discutere con lui stasera sarà Cesare Pietro Iusti, artista che ha fatto delle pratiche relazionali il cuore del suo lavoro. Lavoro che ha presentato nella sua ormai lunga parabola l'anno scorso in una mostra retrospettiva al Mambo di Bologna. Cesare è anche presidente del Palazzo delle Esposizioni a Roma e last but not least è psichiatra di formazione, se non sbaglio. A moderare l'incontro con me questa sera sarà Patrizia Meringolo, psicologa, fondatrice e membro del comitato scientifico di LabCom e professoressa ordinaria di psicologia della comunità all'Università di Firenze. Come da format avete visto stasera, l'incontro è stato preceduto da alcune sequenze video. Oggi si trattava di One Year Performance 1980-1981, Time Clock Peace, dell'artista taiwanese-americano Te Ching Hsieh, nato nel 1950. È un lavoro che si inserisce nella pratica molto radicale di questo artista, un artista che nella sua vita ha realizzato soltanto cinque lavori. Si tratta di performance caratterizzate da una modifica drastica di aspetti legati alla propria vita quotidiana, modifica in base a delle restrizioni o a delle limitazioni autoimposte. È una serie di sperimentazioni, venne organizzata in cinque cicli a partire dal 78 e fino all'86. Ciascuna di queste azioni ha avuto la durata di un anno, di 12 mesi. E la prima, nel 78, è consistita nel costruire all'interno del proprio studio una cella e nel rinchiudervisi poi per un anno, senza leggere, guardare la TV, senza alcun tipo di distrazione o passatempo. 2 anni dopo, nel 1980, Te Ching Hsieh realizza la performance di cui abbiamo visto poco prima un estratto, installa nel suo studio una timbratrice a orologio, come quelle che sono all'entrata dei posti di lavoro, e si impone di timbrare il cartellino ogni ora, giorno e notte per l'intero anno. Naturalmente questo comporta l'impossibilità di compiere un ciclo di sonno ininterrotto, ad esempio, oppure di allontanarsi dal suo studio per più di mezz'ora, di una distanza maggiore appunto a quella percorribile in mezz'ora. Sono limitazioni che evidentemente appaiono disumane o forse anche superumane, perché autoimposte e trascendono i limiti proprio dei bisogni primari dell'uomo, delle sue esigenze anche fisiologiche. Ecco, proprio sullo spunto offerto dall'opera di Te Ching Hsieh che vorrei iniziare il mio dialogo con una domanda a Cesare Pietro Iusti.
Cesare, nella sua pratica artistica, dicevamo, attua delle dinamiche relazionali, quindi cerca sempre appunto il rapporto con le persone che entrano in contatto con il suo lavoro, e molto spesso questo rapporto è regolato da una serie di norme molto precise. In realtà nel suo lavoro Cesare gioca con le norme, ecco, gioca con le norme, però se le dà. Quindi vorrei sapere da te, Cesare, qual è il senso del limite, della regola? Anzi, scusatemi un attimo, perché ho fatto un errore in realtà andando a braccio. E parliamo del limite e della regola, ma forse questo limite e questa regola, prima di parlarne, è bene definirlo, e la definizione del tema che ci siamo dati questa sera la lascerei proprio a Patrizia, e poi riprendiamo con Cesare a parlare. È lo stesso. No, ringrazio, ma poteva, no, secondo me è uguale. Chiarezza è molto meglio, quindi ecco. No, potevamo recuperarlo dopo. È giusto per raccontare come siamo arrivati a questo, alla scelta della parola limite e che cosa intendevamo. Già Cristiana ha già dato un'idea della prima accezione che abbiamo dato, cioè del limite quando è autoimposto e visto come controllo che una persona si dà e previsione degli eventi. Poi dopo c'è anche un'altra eccezione, poi le vedremo meglio facendo le domande ai nostri ospiti, che invece è il limite eteroimposto, che ci viene da fuori come controllo e come sorveglianza. Quindi due facce di cui cercheremo di vederne i vari risvolti. E poi c'è anche una terza accezione, abbiamo costruito una sorta di tassonomia. In una terza accezione il limite lo abbiamo visto come zona di frontiera, cioè la zona di passaggio, la zona degli scambi, la zona della trasformazione. Però riprendiamo il filo che aveva già iniziato Cristiana, chiedendo intanto al nostro ospite Pietro Iusti qualcosa sul limite autoimposto. Grazie, e ti ripasso la parola. Grazie dell'invito. Il tema ovviamente mi interessa, mi piace molto, è anche molto complesso, perché appunto, come avete appena detto, entrambe il termine ha limite ha svariati significati, o può essere osservato, discusso, analizzato e messo in gioco appunto in diversi modi. Il limite è chiaro che Te Ching Sie rappresenta una esperienza assolutamente radicale, estrema, che io ho amato, amo molto, anche devo dire ho avuto la fortuna di conoscerlo a New York una ventina d'anni fa, e si potrebbe parlare moltissimo del suo lavoro. Il limite autoimposto a che cosa serve? Certamente serve a darsi un compito. E infatti il limite autoimposto, la regola che ci si autoimpone all'inizio di una performance, va dichiarata. Va dichiarata pubblicamente, almeno questa è la mia modalità, diciamo nella mia esperienza, è fondamentale perché tu condivida con gli altri e che gli altri sappiano, come lo sai tu, quello che andrai a fare e quali sono le regole all'interno delle quali ti muoverai. E poi serve per una cosa ancora più importante, che è la possibilità di osservare, verificare, se vuoi misurare, porre comunque in una condizione di osservabilità la deviazione, lo scarto, ciò che esce, per così dire, dalla regolarità alla quale ti eri appunto che ti eri imposto, no? Alle norme che ti eri imposto. Quindi l'errore, l'impossibilità, la difficoltà, l'effetto collaterale, cioè tutte le cose che non avevi previsto e che non potevi prevedere, perché l'errore, per esempio, non è una cosa che tu puoi decidere di fare, altrimenti non è più un errore.
Quindi la necessità di una regola precisa, di un limite autoimposto, è legata al fatto proprio dell'importanza, di dare importanza agli errori e agli effetti collaterali, che altrimenti non esisterebbero come tali. Quindi proprio questa, linearità, no? Griglia del limite autoimposto ti consente la possibilità di fare e osservare delle deviazioni. È chiaro che questo richiede un esercizio abbastanza complesso, che è una specie di sguardo strabico, perché da una parte tu avrai il limite della tua performance, le regole della tua performance ben impostate e in qualche modo che motivano molto progettualmente, molto ben definito il tuo comportamento, la tua azione, il tuo gioco, appunto. E dall'altra parte avrai uno sguardo aperto alle cose che appunto rappresenteranno errori, effetti collaterali, e quello che abbiamo detto, deviazioni, scarti, eccetera, che sono il valore della cosa, che sono, diciamo, l'aspetto proprio evenemenziale, l'evento che poi si verifica, perché quello che sta dentro le regole previste del progetto già in un certo senso si sa che cos'è e quali sono queste modalità con cui poi avviene. E per fare questo c'è bisogno di un esercizio. Perché? Perché normalmente quando noi ci diamo un progetto vogliamo andare in una certa direzione, e ciò che ci devia, ciò che ci scarta, ciò che ci mette in difficoltà, o l'errore che incontriamo sul percorso, l'ostacolo, l'errore che incontriamo sul percorso, ci dà fastidio, non lo vogliamo. Ma proprio per il fatto che non lo vogliamo è interessante. E quindi l'esercizio sta nel riuscire a includere, accettare anche quella deviazione che ci dà fastidio. Il caso di Tachinxie, e chiudo con la risposta, è esemplare di questo lavoro. Esiste, per esempio, di questa particolare performance di un anno, esiste non soltanto come documentazione il video che avete mostrato, che è bellissimo, ma anche la serie dei cartellini, quelli che lui metteva dentro l'orologio timbratore, con l'orario esatto per ogni giorno, un cartellino al giorno di ogni timbratura. Lui doveva firmare esattamente all'ora, cioè alle ore 18, alle ore 19, alle ore 20, eccetera, eccetera. E ci sono gli scarti, e dagli scarti tu capisci, cioè tu immagini perché quella volta è arrivato 3 secondi dopo, o perché ovviamente ti fai tu un tuo viaggio nella cosa, sui suoi errori, però così facendo che fai? Proietti la performance di Tachinxie dentro di te, e quindi è come se un po' la stessi ripercorrendo. Quindi è un bellissimo lavoro, perché è molto semplice. Io amo le performance che sono molto ben progettate, molto rigidamente, ma anche in modo molto semplice. È un lavoro molto semplice nel quale ci si può identificare tutti, perché tutti arriviamo tardi agli appuntamenti. Grazie, vorrei prendere questo spunto delle eccezioni, degli scarti, del non controllo, per chiedere invece a Belotti, nel suo saggio sulla dialettica del controllo, che mi è piaciuto molto anche il termine dialettica, che è un termine che oggi è del secolo scorso, ma che è importantissimo, proprio perché è qualcosa di diverso dal dialogico, eccetera. Comunque, in questo saggio c'è un capitoletto sulla simmetria tra controllo e non controllo. E mi interessava perché c'è questo aspetto in cui il nostro tentativo è di fare incontrollabile, cioè le eccezioni, come appunto si diceva, gli scarti, gli effetti indesiderati, che è un po' anche quello che ci ha mandato in crisi nel periodo che stiamo attraversando, il tentativo di prevedere e di tenere sotto controllo dei fenomeni che per loro natura non lo possono essere, per cui poi diventa qualcosa di paradossale, come l'ingiunzione ad essere spontaneo. Ecco. Per cui vorrei che tu ci offrissi una riflessione su questo aspetto, per condividere anche con chi ci ascolta questo aspetto che mi ha interessato molto delle tue riflessioni. Sì, grazie.
dell'invito e della domanda. Vorrei forse cominciare ritornando a Te Cinzie, perché oltre a questa performance che abbiamo visto e che è stata illustrata molto bene sia da Cristiana che da Cesare, so che questo artista ha esplorato questi due poli di, asimmetrici del controllo e del non controllo con delle altre performance, delle altre, degli altri lavori, che esplorano proprio questa asimmetria e questo, questa frizione, questo contrasto. Ce n'è un altro che si chiama Outdoor Peace, in, in cui in sostanza per un anno si mette alla mercé del controllo altrui, perché diventa rigorosamente, dandosi questa regola ferrea, un homeless, senza possibilità di trovare nessun tipo di riparo, e quindi esponendosi ai pericoli, alle ingiurie della, della città, degli altri, e che è qualcosa di paradossale, perché è appunto una regola autoimposta per sfuggire alla possibilità di padroneggiare la propria vita, la propria esperienza, di essere autonomo nelle sue scelte, nella sua vita quotidiana. E poi ce n'è ancora un altro che si chiama Rope Peace, cioè il rope, la corda, in cui, se non sbaglio, si lega a un'altra artista che conosce a stento, una corda, con una corda di 2,5 metri, di nuovo per un anno, vivendo insieme, grazie a questa regola ferrea anche questa volta, e facendo la propria vita a 2,5 metri di distanza da questa persona quasi sconosciuta, e quindi limitando la propria autonomia, il proprio, la possibilità di soddisfare i propri desideri, e stabilendo anche una difficile convivenza di intimità ed estraneità, di autenticità e di alienazione. Perché mi interessava questo fenomeno del controllo, che naturalmente è studiatissimo, ma soprattutto è studiato in, in termini di sorveglianza, su cui magari torniamo, e che naturalmente ha un peso enorme nelle nostre vite. Ma mi interessava proprio per il fatto che il sogno della, insomma, della modernità è stato quello di guadagnare la propria autonomia, se uno pensa al, all'illuminismo, a Kant, l'autonomia è la parola chiave, è l'uscita dallo stato di minorità, dall'eteronomia, dall'autorità altrui, eccetera. Autonomia e autenticità erano, insomma, le parole d'ordine. Ma questo si è tradotto nella nostra società, è una cosa che osservavo anche, diciamo, nella vita quotidiana, da un lato in, una, in un autocontrollo e in un controllo, anche un eterocontrollo fortissimo. Pensate a tutti i dispositivi elettronici che ci dicono, braccialetti eccetera, che ci dicono tutto quello che facciamo in termini di cibo, attività, ogni sfera della vita è colonizzata, diciamo, da questo tipo di controllo, e dall'altro una perdita di controllo percepita o reale fortissima. Tutte le nuove patologie, dalle dominanti, diciamo, crisi di panico, dipendenze, ma anche tutte le manifestazioni, diciamo, di esplosioni di perdita di controllo, addirittura programmate. Pensavo anche alla recente lotta, battaglia, rissa, mega rissa che c'è stata sulla terrazza del Pincio a Roma, che sono cose abbastanza paradossali. La mia idea, che è quella anche illustrata da Cesare Pietro Iusti,
nella sua tensione tra controllo, regole e l'imprevisto, quello che impedisce di rispettare le regole o si insinua come si introduce come qualcosa appunto di inaspettato che scombina i nostri piani, che crea disordine. In una vita, diciamo, abbastanza felice, stanno insieme. Noi non vogliamo che tutto sia controllato, ma non vogliamo neppure che niente lo sia o di perdere. Ecco, invece si sono, ho l'impressione che si siano allontanate, che si alternino negli stessi luoghi, nelle stesse persone, a volte a distanza di poco tempo. La simmetria rimanda al fatto che il controllo di solito è qualcosa che noi possiamo intenzionare, volere, imporci con delle regole, mentre il non controllo sarebbe paradossale imporcelo con delle regole, è appunto qualcosa di evenemenziale, un evento, qualcosa che accade. E allora naturalmente sarebbe contraddittorio programmare il non controllo, volere intenzionalmente, coscientemente uscire dal controllo, creare il disordine in sostanza intenzionalmente è molto più difficile, paradossale, che creare ordine. Le pratiche artistiche sono particolarmente interessanti perché non è che risolvano questo problema, ma lo rivelano, lo mettono in mostra, proprio perché hanno bisogno, per essere efficaci anche nella loro semplicità, di mostrare questa coappartenenza tra controllo e non controllo e la loro asimmetria. Il lavoro che dice lo abbiamo scelto perché in realtà metteva insieme un po' tutte e tre le accezioni di limite di cui oggi volevamo parlare e che Patrizia prima ha illustrato, perché ovviamente lui si dà una regola molto rigida, apparentemente appunto si attiene a quella lì, regola. La regola apre la porta però all'imprevisto, quindi al fatto di accettare che qualcosa di diverso e di non controllato entri nella nostra vita. Però allo stesso tempo, secondo me, la regola permette anche di trascendere i propri limiti. Dicevo appunto, in qualche modo super omistica, onnipotente, cioè questo fatto che attraverso la pratica che si impone, Tenzin supera i limiti che ognuno di noi ha, e che sono legati al bisogno di mettere la nostra attenzione su qualcosa di fuori da noi, un anno in cui lui invece è totalmente autocentrato nel chiuso della sua cella, il bisogno fisiologico, dunque il dormire, o la paura, che è altrettanto naturale, no? Un sentimento naturale che invece reprime affidandosi completamente agli altri in questo suo vivere esposto a tutto, a qualsiasi cosa, alle intemperie, alla violenza delle persone, alla curiosità delle persone. Ecco, quindi in fin dei conti anche una maniera proprio di immaginarsi senza limiti, senza i limiti imposti dal nostro essere umani. Quindi volevo chiedere proprio a Stefano, cos'è che rende secondo te accettabile il limite? Oggi appunto abbiamo molti limiti alla nostra esistenza, no? E li accettiamo perché ci mettono al riparo forse dalla pandemia, dal virus, dall'idea della morte. Quindi mi chiedevo appunto, nella tua riflessione su questi temi, cos'è che lo rende appunto accettabile, questo concetto di limite? Ma è una bellissima domanda e molto, molto complessa, perché da un lato si dice, ed è una cosa banale ma difficile da elaborare e da accettare, che il limite supremo naturalmente per tutti noi è la morte, e molti sono i filosofi, i pensatori, eccetera, che dicono che questo limite è quello che ci permette, nonostante il dispiacere, naturalmente il dolore,
di perdere persone care, eccetera, ma questo limite è quello che ci permette di concentrare la nostra cura, la nostra devozione, i nostri sforzi, di programmarli, di darci delle regole, perché il tempo non è infinito, di creare delle priorità, delle gerarchie, se vogliamo, di discriminare tra cose che vale la pena fare e non vale la pena fare, di cure che diamo, che rifiutiamo. Tutto questo ha un senso se appunto la vita è limitata e sappiamo che non abbiamo a disposizione l'eternità, un tempo infinito. D'altra parte, l'idea di darsi delle regole così stringenti, precise, eccetera, e quindi anche la possibilità, ogni limite, no, limita qualcosa e apre lo sguardo su un orizzonte che è al di là del limite. Ma questa idea di darsi delle regole così stringenti e di sottoporsi a questa disciplina è anche un modo, dicevi, di trascendere se stessi. Ecco, io penso che, prima facevo riferimento all'ideale dell'autonomia, di essere padroni della propria vita. In molti filosofi, pensatori, artisti, oggi si sta facendo strada un'idea che la sensatezza che possiamo dare alle nostre esperienze, quindi diciamo alla nostra vita, non è qualcosa di cui siamo padroni, di cui siamo autonomamente dispensatori, e che se un tempo c'era un'autorità diversa, si aveva fede, diciamo, in una mente che aveva progettato, aveva pensato per noi la nostra vita, un Dio, una entità trascendente che, benché i suoi piani ci sfuggissero, provvidenzialmente aveva creato un cammino. Beh, questo è qualcosa che, diciamo, non è molto diffusa come credenza, almeno nella civiltà occidentale, e anche se le religioni, sappiamo, hanno ritorni molto imprevedibili, imprevisti forse, dopo la diagnosi di disincantamento del mondo, per esempio, pronunciata, diciamo, da Weber. Però rimane il fatto che la sensatezza della nostra esperienza ha bisogno di far riferimento a qualcosa che ci trascende, che ci sfugge, qualcosa di elusivo, e che, se non può essere quello di una mente divina, non è neppure più semplicemente il fatto che questo senso va condiviso con altri, diciamo intersoggettivamente, pubblicamente, neppure più il fatto che noi siamo consapevoli che senza un riconoscimento altrui non siamo per niente autonomi e che siamo tutti vulnerabili e che abbiamo bisogno appunto di cura, di amore, di stima, di tutte le forme di riconoscimento. C'è qualcos'altro in gioco che si sta mostrando sempre più evidentemente, direi, forse anche per questa pandemia, per la crisi ecologica, la crisi climatica e la consapevolezza di essere parte di un grande ecosistema in cui non siamo autonomi rispetto agli altri esseri viventi, alle altre forme di vita, e non solo di vita, anche forme inanimate. Insomma, è quello che oggi viene chiamato postumano e che ha forme naturalmente diversissime tra loro, ma che mi colpisce molto perché ricorre in pensatori molto distanti per formazione, per scopi, da eredi della scuola di Francoforte a persone che invece fanno riferimento a un filosofo come Deleuze, per esempio, e che cercano di allargare i nostri riferimenti, non tanto, diciamo, semplicemente a un'esperienza in genere,
a una dimensione di senso entro cui, diciamo, fare esperienze via via determinate, ma addirittura ad appoggiarsi a delle autorità che sono poste fuori dall'umano. Mi ha molto colpito un romanzo che ho letto quest'estate di Richard Powers, che è uno scrittore che ha avuto il premio Pulitzer nel 2018, The Overstory si chiama, e in italiano è stato tradotto con Il sussurro del mondo, in cui a un certo punto un personaggio dice all'altro: viviamo in tempi in cui c'è chi reclama un'autorità morale che risiede al di là dell'umano, ma non è un dio, ci si sta riferendo alle piante, cioè a forme, diciamo, di vita, di saggezza, di senso che si ipotizza, si crede, si sente che risiedano altrove, non nella nostra vita. Come dire, siamo molto delusi di noi stessi e quindi trascendiamo i nostri limiti guardando altrove, ad altre forme di vita, ad altri esseri, ad altre organizzazioni, con anche il rischio, diciamo, di regressioni animistiche, forme magiche, eccetera, che naturalmente non abbiamo mai superato o messo da parte, perché così siamo fatti. Però quando diventano un punto di riferimento esclusivo e si prestano a forme di fanatismo e di quello che ho chiamato in maniera un po' dura forme regressive. Scusa, è molto curioso come questo termine che hai citato, postumano, sia transitato in 30 anni dall'idea di ibridazione tra l'uomo e la macchina, quindi essenzialmente da un'idea anche quella superomistica di superamento dei propri limiti fisici attraverso la capacità di come dire, di implementarli con l'uso della tecnologia che comunque è frutto dell'opera umana. Invece adesso a questo concetto del postumano come di uomo necessariamente in relazione a un mondo naturale, quindi limitato perché parte di un mondo e non invece in possesso di quel mondo. Quindi è molto curioso come sia cambiata proprio quasi in maniera radicale il significato, no, di questo termine. Assolutamente. Patrizia, poi non parlo più, ma ho una curiosità, scusami, nei confronti di Cesare, ma starò zitta, perché si parlava di un tema che non spesso viene citato, no, che è quello della morte come limite. E Cesare è uno dei pochi artisti contemporanei italiani. Secondo me ha affrontato questo tema con un progetto Luca Fauso, fatto con Luigi Presicce, se non sbaglio, per molti anni, no? Ed era proprio quest'idea dei vivi che riflettono sulla morte, se non ricordo male. Siccome mi è venuto in mente mentre parlava Stefano, e mi sembrava un ambito di riflessione davvero raro e prezioso nell'ambito dell'arte, mi piaceva che Cesare ne parlasse un attimo, poi sto zitta per sempre. Molto volentieri, è un progetto in cui in effetti è un collettivo, che è stato proposto da un collettivo di cui fa parte Luigi Presicce, ma anche Luigi Negro, Giancarlo Nolese ed Emilio Fantin. Con molti di loro ci conosciamo da decenni ormai, abbiamo anche fatto diversi progetti insieme. E nella mia testa era da tempo un progetto di proprio arte pubblica, cioè recuperare una festività. Il 2 novembre, quando io ero ragazzino, era festa nazionale, non si andava a scuola, né il primo, né il 2, né il 4, perché era la vittoria il 4. Il 2 novembre, il giorno dei morti, recuperare quella festa come proprio festa nazionale, e però trasformandola da una celebrazione dei defunti, cioè da una festa fondamentalmente dedicata al ricordo di chi è già morto, ad una riflessione dei viventi, quindi festa dei vivi, sul tema della morte, proprio per rimettere al centro della riflessione artistica, filosofica, esistenziale in generale,
un tema che purtroppo ne è spunto e che è addirittura stato un po' stigmatizzato come se portasse iella, no? Pensare a parlare della morte. A parlare della morte è quello che ha appena detto Stefano, dà fondamentalmente il senso alla vita, perché il confine, il limite essenziale, anzi, mentre parlava Stefano mi è venuto in mente una cosa che adesso cercherò di articolare appena finito questo discorso sulla festa dei vivi, riflettere quindi non sulla morte di qualcun altro. Fra l'altro la morte, la mia impressione negli ultimi decenni è che la morte nella comunicazione di massa sia la cosa, l'elemento maggiormente alterizzato, cioè attribuito ad altri. Sono sempre gli altri che muoiono. Il bambino che è malato di AIDS in Africa o che è denutrito, l'omosessuale o il tossico malato di AIDS, prima ancora c'erano, non so, poi ci sono i terroristi islamici, insomma sono sempre... Poi i poveracci che muoiono nel canale di Sicilia sono sempre altri, sono diversi dagli occidentali, benestanti, colti e bianchi, che siamo noi, sono sempre altri quelli che muoiono, che sono i portatori che hanno la morte addosso. E la morte quindi è molto presente nella comunicazione di massa, ma è attribuita a qualcun altro. Noi siamo protetti dagli scudi intelligenti, dai giubbotti antiproiettili, dalla chirurgia estetica, da tutti i dispositivi che rendono, diciamo, l'occidentale nella sua fantasia un po' malata immortale. Quindi riportare al centro del discorso, della riflessione anche artistica, la finitudine dell'essere umano, non a scopo depressivo, al contrario, per dare senso e anche godimento, gioia, proprio godimento, piacere all'esistenza vissuta, al vivente, al corpo vivente. E quello che diceva Stefano, il limite fondamentale è proprio infatti questo, fra la vita e la morte, ovviamente, e insomma, stavo riflettendo sul fatto che tutti i limiti che definiscono la nostra esistenza, al di qua di questo fondamentale, per esempio quello fra il sonno e la veglia, ma anche quello fra l'arte e la non arte, per esempio, oppure quello fra il dentro e il fuori, anche di una stanza o di un sistema sociale, per esempio il sistema dell'arte, per esempio, no? Oppure fra la parte e il tutto. Tutti questi, secondo me, sono limiti con cui, come tu, Cristiana, dicevi prima, l'artista, a mio avviso, gioca. Cioè, il giocare con il limite, con la frontiera, con la strada traversa che definisce il confine di un territorio da quello vicino, giocare con quel limite significa non stare né nel territorio proprio né nel territorio altrui, ma attraversare il limite e andare di qua e poi tornare di là, cioè andare di là e poi tornare di qua. Quindi essere capaci di un avanti e indietro, diciamo così, e di un lavoro proprio su questo momento del passaggio. Ora, io credo che, mi è venuto in mente adesso, devo dire, che ho pensato che in effetti forse tutta il gioco dell'arte su tutti questi limiti, anche sul discorso fra linguaggio e metalinguaggio, anche ogni volta che riflettiamo su ciò che stiamo dicendo e facciamo un discorso sul discorso, un pensiero sul pensiero, e stiamo giocando sul limite, attraversando e riflettendo su quell'attraversamento, forse stiamo elaborando quel limite dei limiti, che è ovviamente la fine che separa la vita dalla sua fine. Mi inserisco proprio perché hai accennato all'idea della frontiera. Intanto perché vorrei sottolineare che questo tema non è solamente qualcosa di filosofico, psicologico, artistico, è qualcosa che viviamo sulla nostra pelle, che sperimentiamo tutti i giorni, eccetera. L'accenno che Pietro Iusti ha appena fatto alla zona di frontiera mi dà lo spunto per la terza accezione che avevamo dato al termine: il limite proprio come spazio, come frontiera, come zona di passaggio e di trasformazione. Allora, lo spunto a me personalmente era venuto leggendo una cosa di Calvino nelle Città invisibili. Calvino a un certo punto racconta di una città, ora ve la sintetizzo velocemente, in cui i mercanti arrivano un po' prima del giorno di mercato, che avviene a ogni solstizio e equinozio,
quindi tra pochi giorni, arrivano un po' prima, rimangono al confine tra città e non città, e mentre aspettano che passi la notte, la mattina dopo daranno il via alla loro vendita di mercanzie, si raccontano delle storie. Allora dice Calvino, la storia può riguardare un lupo, può riguardare un tesoro, e la storia dell'uno poi viene seguita da una storia di un altro. Quando finito il mercato torneranno a casa, ognuno di loro ripenserà a queste storie, perché è brevissima il racconto, e mentre ci ripensa il lupo non sarà più lo stesso lupo, il tesoro non sarà più lo stesso tesoro, perché è diventato qualcosa di diverso dalla mia storia e la tua storia, proprio perché la zona di frontiera è la zona dello scambio. Allora, questa cosa di vedere il limite non come autoimposto e neanche come eteroimposto e neanche come drammatico, ma come luogo dello scambio in cui avvengono delle cose che producono l'innovazione, che ci fanno crescere, anche questo ci sembrava che fosse un'idea su cui riflettere. Quindi limite come zona della trasformazione e dello scambio, e lancio lo stimolo a chiunque di voi due voglia raccoglierlo, sapendo che abbiamo anche delle domande del pubblico, ma ce le lasciamo per dopo. Ma rapidissimamente comincio io allora. Come per la parola limite, che appunto ha limiti molto indefiniti, ecco, la frontiera mette in luce del limite uno spazio che ha una sua estensione, che non è tracciabile con nettezza, con sicurezza, con dei muri. Naturalmente quello che vediamo oggi, che abbiamo visto per decenni, è il tentativo di creare dei muri, dei limiti definiti, le gated communities americane, ma non solo, sudamericane, eccetera. E quello che dà vita e che appunto consente di trasformare le cose che sono le stesse ma non sono più le stesse è il rischio dell'incontro. Naturalmente l'incontro significa far spazio ad altro, e ogni contatto, ogni incontro con l'altro ha qualcosa di imprevedibile e di rischioso, ma di profondamente vitale, come ci diceva prima appunto. Penso a un a Richard Sennett, che si è occupato molto delle città e che ha sempre diciamo inseguito il tentativo di progettarle o vederle come parzialmente disordinate, proprio cercando di rendere porosi quei limiti tra quartieri, muri, zone diciamo riservate a una certa fascia di reddito, di occupazione culturale, eccetera, progettando dei luoghi che invitano a uno scambio, non so, come per esempio i mercati messi al confine, al limite tra zone appunto diverse. E, ecco, innanzitutto questo, c'è il fatto che questa zona, le zone limitate in realtà sono sempre, appunto, rimandano sempre a qualcosa che sta oltre quel limite, e anche dei pensatori che sono diventati il simbolo del pensiero del limite, penso appunto a Kant, tracciare i limiti della ragione, i limiti della conoscenza, in realtà fanno emergere questa porosità vitale, per esempio nella distinzione tra quello che è possibile conoscere e quello che è possibile pensare. Il conoscere è molto più limitato rispetto al pensare. Noi possiamo pensare delle cose che anche insensate,
però il pensare ha un effetto sul conoscere, il rimanere fermi al conoscere sarebbe una grave limitazione, cioè sarebbe un non attraversare, percorrere, abitare quella frontiera incerta in cui ci sono illusioni, ci sono errori, ci sono rischi, ci sono pericoli, ma che è assolutamente feconda anche per la nostra attività più ovvia e più necessaria, diciamo, come quella del conoscere. Naturalmente l'arte, come diceva Cesare, gioca, danza, direi, sul limite, sconfinando da una parte e dall'altra e quindi rischiando sempre il non senso, ma è un modo di allargare i limiti del senso, di rendere appunto porosi i limiti del senso, a volte fallendo, sia perché si è ricaduti da questa parte del limite, sul già noto e sullo scontato, oppure ci si è avventurati troppo oltre si è creato qualcosa che è così, diciamo, originale o personale, che non può essere condiviso e che quindi non viene riconosciuto e rimane qualcosa di insensato. Ecco, forse la vedrei un po' così, ma... Io vorrei aggiungere questo, se posso, che, diciamo, uno dei limiti che, per esempio, a me come artista ha sempre interessato come momento di riflessione è quello della disciplina, no? Cioè le discipline, le professioni, le specializzazioni sono in realtà definizioni disciplinari, definizioni, limiti, no? Che definiscono appunto una disciplina come tale. Allora, l'artista, almeno io l'artista lo vedo così, perché io sono un artista completamente indisciplinato, non perché sono cattivo, ma perché non so fare niente, non ho nessuna preparazione disciplinare, perché vengo, fra l'altro, da un punto retroterra completamente diverso, e non avendo mai saputo fare niente come artista, ho sempre lavorato con altri. E lavorare con altri all'interno di un progetto artistico significa, come dire, prendere delle discipline o prendere delle figure disciplinari, professionali, e portarle a un limite della propria disciplina. Lavorare, un artista che lavora con un avvocato, per esempio, per un progetto, mi è capitato alcune volte, perché magari all'interno del progetto devi formulare un contratto o diciamo una situazione di tipo contrattuale con il pubblico che sta proprio dentro, come all'interno del progetto, la definizione contrattuale, praticamente l'avvocato che lavorerà con te farà una cosa che non ha mai fatto, ovviamente, nella sua vita professionale, quindi arriva a un limite della sua specializzazione. Ecco, questo mi interessa. E poi, inoltre, mi interessa il territorio interdisciplinare, intermedio, fra le diverse discipline artistiche, non per un fatto ideologico, ma proprio perché lì in mezzo, fra l'arte visiva e la performance, fra il teatro e la danza, fra la musica e l'arte visiva, si stabilisce, no, un territorio, appunto, che non appartiene né all'uno né all'altro, da cui non soltanto è possibile vedere e capire meglio, appunto, la disciplina dalla quale si proviene o che, diciamo, si vuole mettere in discussione, ma anche si crea proprio un territorio che prima non c'era. Quindi la fecondità del gioco del limite, che appunto, non so se prima ero riuscito a spiegarmi bene, però è chiaro che noi il gioco col limite finale della morte non lo potremo mai fare, come diceva, tra l'altro mi è venuto in mente che non sono il primo che l'ha pensato, perché per esempio l'ha scritto Baudrillard nel Scambio simbolico della morte, oltre a molti altri ovviamente. Quel gioco lì non lo possiamo fare, perché dal dopo morte non si torna indietro. E questo però, giocare sul territorio intermedio, significa anche creare un territorio, cioè significa che la linea, la strada che definisce il confine, cioè appunto il concetto, diciamo, proprio etimologico del limes latino, diventa esso stessa territorio. E questo far diventare... C'è un bellissimo termine in italiano che è passaggio. Passaggio significa sia il luogo dove si passa che l'atto del passare. E secondo me questa sovrapposizione fra spazio e azione dà l'idea che appunto il limite possa diventare azione, possa diventare un campo, per, diciamo, finire con una specie di
piccola ricetta, il campo di azione dell'artista è l'azione fra i campi. Grazie, tra l'altro mi è piaciuta molto la tua idea di interdisciplinarietà, che è esattamente quello che volevo raccontare con i mercanti di Calvino. Io non so se posso prendere l'occasione per leggere le alcune o provare a sintetizzare le domande del pubblico. Provo a vedere se ne combino. Ce n'è una che mi pare si possa combinare. Allora, è vero che non si può creare volontariamente il disordine, ci dice Moira. Però, pur non potendolo creare, è possibile essere aperti al disordine e quindi dare valore al disordine come innovazione, che collegherei con un'altra domanda in cui i limiti possono tradursi in una nuova dimensione di senso, cioè in cui il disordine diventa innovazione e ci aiuta a dare una nuova dimensione alle cose, pur non potendolo creare. Un po' abbiamo già risposto, credo. Tutto il discorso che abbiamo fatto fin qui è un po'. L'ultimo discorso che facevi. Sì, è l'elaborazione del limite diventa appunto creazione di un nuovo territorio, creazione di nuovi sensi. Dare senso al disordine, naturalmente, appunto, il rapporto fra ordine e disordine è di nuovo un altro dei territori critici, dei campi polari critici. Non esiste l'uno senza l'altro. È certo che, per esempio, se io metto a posto la mia stanza, per esempio, mi rifaccio il letto, diciamo, banalmente, no? Mi rifaccio il letto. Sto facendo ordine. Però quando è che lo uso veramente il letto? Quando lo rifaccio e faccio ordine, o quando mi ci metto dentro, mi muovo, faccio cose da solo con altri e faccio disordine? Certo. E sarebbe interessante, per esempio, fare questo discorso, ma non mi avventurerò lì perché non sarei in grado, fra il sogno e la veglia, diciamo, fra il ragionamento cosciente e quello, si può chiamare ragionamento, e l'attività mentale onirica, quale fa ordine e quale fa disordine nella nostra mente? Cioè, quando è che veramente usiamo il pensiero? Quando siamo svegli o quando dormiamo, o quando sogniamo? Allora, per mestiere e anche per, diciamo così, atteggiamento, il disordine è creativo. Cioè, è come, ora, al di là delle preferenze personali, che il disordine è creatività e di un atteggiamento personale. Però se si pensa anche a tutte le elaborazioni, sia psicologiche, ma anche penso a quelle sociologiche, la dialettica, e qui riuso una parola usata anche da Stefano, la dialettica tra movimento e istituzioni, tra autonomia e dipendenza, cioè se non hai un momento di disordine non cresci, se non hai un momento di disordine non produci, poi l'ordine ti serve per consolidare, sistematizzare, magari proteggere qualche volta, però, e è questo che a volte ci fa star male con i limiti, quando invece di proteggere quello che stiamo facendo ci impediscono il disordine. Se posso aggiungere qualcosa, appunto, a proposito del discorso che si faceva prima anche su il sogno dell'autonomia e dell'autenticità e quindi lo spettro dell'alienazione come la cosa peggiore che possa capitare, proprio uno di questi autori, Hartmut Rosa, che viene anche dalla scuola di Francoforte, eccetera, diceva: ma in fondo l'alienazione è qualcosa che dobbiamo accettare e far propria, cioè è il diventare altro, cioè il
il rompere, diciamo, i propri confini, le classificazioni ordinarie, consolidate, quindi far disordine, ed è quello che vivono nelle cosiddette, diciamo, crisi adolescenziali, tutti noi viviamo, abbiamo vissuto, cioè il fatto che si cambia, c'è un nuovo disordine che è la creazione di un nuovo ordine, e si diventa estranei alla propria famiglia, diventa estranea al proprio corpo, diventa estranea rispetto a quello che era prima. Una trasformazione che ha a che fare con quello che in alcune società, nella nostra, sono diventati molto risicati, diciamo, sono i riti di passaggio, cioè fino a un certo punto si obbedisce, ci si forma, si acquistano le regole della società in cui si vive, si è conformisti, bisogna imparare a comportarsi, eccetera. Poi arriva un momento in cui si viene messi alla prova e allontanati nella foresta, oppure lasciati da soli di fronte a pericoli gravi, eccetera, cioè in cui c'è il bisogno di scombinare tutto quello che era stato diciamo inoculato, assorbito, per disordinare, cioè creare un altro ordine non convenzionale, non passivo, anche per ereditare quello che si riceve facendolo proprio, perché fino a quel momento era stato, diciamo, soltanto passivamente accettato, perché non si poteva fare altro. Quindi questo movimento, appunto, creativo e legato al disordine, allo scompiglio, a una regressione caotica, se volete, ma che è un passo necessario per riconfigurare i limiti, i confini, riclassificare o sconvolgere classificazioni ossificate e soffocanti. E poi, se ci pensi, anche in tutta l'elaborazione scientifica, se non rompi con una visione consolidata, non andresti mai avanti. Se tu dovessi ripetere sempre le stesse ricerche con le stesse ipotesi e che ti si verificano lo stesso, è una scienza morta. Cioè, se non c'è una rottura, non c'è neanche la creatività nella scienza, perché non è solo nell'arte, è anche nella scienza che si rompe e viene fuori una visione. Scusatemi questo elogio del disordine. No, io vorrei provare proprio, ecco, idealmente a superare un limite che invece abbiamo, che è il limite del tempo. La nostra molto brava regista Margherita Villani ci ricorda che abbiamo pressoché terminato il tempo a nostra disposizione, però volevo lanciare un'idea, una riflessione che mi era venuta mentre ascoltavo Cesare, e che è evidentemente impossibile contenere in alcun modo all'interno dei nostri limiti, perché Cesare parlava di passaggio e poi ha parlato di limite ultimo, che è la morte, dal quale limite oltrepassato il quale non si torna indietro. E allora mi veniva in mente che passaggio per i cattolici è la Pasqua, per cui il momento in cui in realtà si torna indietro dalla morte, e quindi pensavo al rapporto con il sacro, che è un elemento che sicuramente sarebbe interessante affrontare ragionando proprio sul limite. Però evidentemente sono le 19, il nostro limite è giunto. Mi spiace, mi piace buttarmi oltre questo limite. Avremo anche altre domande e le preghiamo di ricollegarsi per le prossime occasioni, e cercheremo di dare spazio a tutti. Oggi era veramente un tema probabilmente illimitato. Molto ricco, sì. Io ringrazio veramente molto. Ringrazio anch'io. Ospiti Cesare, Stefano, Patrizia. Ringrazio anch'io. Grazie molto a voi. Appuntamento alla nostra prossima conversazione, che avverrà il 22 dicembre sul tema della fiducia. Quindi vi aspettiamo numerosi.
Grazie a tutti. Grazie a tutti anch'io. Grazie, grazie a Vincenzo Pecci. Buonasera. Grazie a tutti. Ciao. E tutte.